questo mondo, che poi è il nostro stesso mondo, ma che noi non vediamo, la nostra percezione dei sensi è totalmente falsa. Molto divertente, insomma, se uno stesse a occhi chiusi capirebbe meglio le cose che no a occhi aperti, insomma. Se uno non avesse i sensi forse capirebbe meglio le cose. Noi abbiamo una realtà assolutamente falsa, contingente, che, e se noi facessimo, diciamo così, questa operazione, probabilmente capiremmo meglio il tutto. I fisici quantistici l'hanno fatta, hanno scoperto il mondo, la realtà olografica è una delle basi, che di fatto è, oppure anche le dimensioni, le ultradimensioni, cioè noi abbiamo in quattro dimensioni, ma in realtà tre geometriche, no? E una temporale. E in realtà il mondo reale, lo chiamo il mondo reale, anche se in realtà il mondo reale sarebbe questo, vive addirittura in 11 dimensioni. Chi teorizza addirittura le 11 dimensioni? Perché mi viene in mente la cosa che abbiamo detto prima, no? Che c'era lì quel signore laggiù, tanto carino, che sta sempre fermo, che si estranea dal suo corpo e esce dalla sua dimensione, cosa che peraltro è dimostrata da tante parti, non solo da esperimenti che sono stati fatti durante gli ultimi 100 anni, ma anche molto in là, in realtà, anche qui si parla anche di 60, 70 anni fa, 50 anni fa, noi non vediamo queste cose. Però sono collegati effettivamente a esperienze che arrivano dal mondo orientale. Comunque non è solo quello, perché il concetto di tempo, per esempio, che in realtà non esiste il tempo, non c'è una concezione di tempo, quindi non è che i nostri filosofi greci della scuola eleatica non lo sapessero. Il concetto di tempo del Zenone, insomma, cioè il concetto, già loro si erano accorti di questo, questi concetti filosofici che noi abbiamo in piccola parte praticato con metodologia però razionale, attenzione, che la filosofia greca era razionale comunque, cioè c'è un percorso logico di ragionamento. Loro lo applicano invece con un percorso ovviamente intuitivo, che è differente l'approccio, e i quantistici invece lo applicano con rigorosissime metodologie tipo matematico e fisico, ovviamente, e però alla fine la conclusione a quanto pare è sempre la stessa, per cui adesso noi sviluppiamo di più la nostra capacità di arrivare ai concetti in maniera metodologicamente scientifica, diciamo così, anche se non sempre usiamo la scienza, ma che lo so, 400 anni che il metodo è partito. Loro ci arrivano intuitivamente attraverso la meditazione, se vogliamo, mettiamola così. Noi alcuni concetti li abbiamo sondati già 2500 anni fa, sempre partendo dalla nostra razionalità, il mondo moderno arriva dritto sparato dei greci. Per cui, voglio dire, la conclusione è che ci stanno gli aspetti, l'universo olografico, le multidimensioni, il multiverso e una serie di esperienze particolarissime che solitamente non viviamo, che però coincidono. E quindi c'è un collegamento stranissimo tra la realtà che noi oggi scientificamente dimostriamo e quello che loro invece intuitivamente conoscono. Questa è la conclusione. No, io penso che prima o poi, forse vedremo, ma ci saranno anche delle prove cosiddette virgolette scientifiche, perché io ho scoperto che per esempio sulla sessualità, che è l'unica cosa che ho approfondito oltre la psicoterapia, molte cose che dicevano in termini, cioè come metafore, insomma, per esempio la kundalini che sale come un serpente, così in realtà ci sono energie, cioè sensibilità che fanno cambiare stato di coscienza, che possono far godere in maniera differente, che noi non abbiamo conosciuto, che non sono raccontate nella letteratura anche erotica occidentale. Loro ce l'avevano, la trasmettevano con delle metafore differenti. Adesso che si indaga di più sulle innervazioni, ci sono più strumenti, si capisce come funzioni, no? Ma per esempio la stessa fisica quantistica, però applicata alla medicina, con Bill Friedman, il medico che ha lavorato in coppia con Bem, di fatto, che era un collega di Einstein, in realtà, più giovane ovviamente, e che individua per esempio le sensazioni umane o anche il cervello umano, non nel cervello ma in tutto il corpo in realtà,
e qui c'è il rapporto olografico, dice tutto, cioè perché è chiaro, ci sono rapporti continuamente, certo, feedback. Sapete che è una fotografia olografica? È la pancia, il cervello, i muscoli, sì, il cervello, quest'altro. Però una fotografia olografica è una fotografia che se io tiro una foto normale e taglio un pezzo, vedo solo quel pezzo, il resto non lo vedo. Nella fotografia olografica invece, se io taglio un pezzo, vedo tutta la fotografia. Il problema è che la vedo con una definizione inferiore, non la vedo con una definizione totale, però la vedo tutta, sembra strano, però è così. Allora, se io taglio un pezzo, vedo tutta l'immagine, però la vedo male, la vedo meno definita. Questo significa che qualsiasi parte del nostro corpo, in realtà, che funziona così, contiene tutto il resto, o contiene visto male, o che agisce in maniera con minore energia, secondo me. Però comunque ce l'ha tutto, quindi dove è dislocata la memoria, la sensibilità, dappertutto. Quindi questa è un po' la misura, e questo è molto orientale, se vogliamo, no? Perché quindi c'è probabilmente anche... loro le hanno raccontate sotto forma di metafora. Loro l'hanno raccontato in maniera intuitiva, quello che l'uomo è riuscito, perché l'hanno sviluppato anche di più questo approccio intuitivo. Sì, c'è un'ipotesi su cui hanno lavorato Einstein e Friedman, che è quella che poi è andata sui bioenergetici, quella che l'orgone è presente in ogni parte, particella del nostro corpo e dell'universo. E loro in tutti i paesi indiani hanno sviluppato l'idea dell'energia che si sviluppa in qualsiasi particella del nostro corpo, di cui non abbiamo la percezione, come lei dice, cioè ne abbiamo solo parti di questa enormità di energia dell'universo, che c'è dai fiori alla... E loro tendono a convogliarla poi, in realtà, questo è lo scopo, in effetti, l'energia c'è, però se la sappiamo usare riusciamo a comunque un po' come la corrente. Sì. Se noi riuscissimo a avere un delta V orientato, gli elettroni camminano e creano flusso corrente, altrimenti no, vanno in ordine sparso e non creano nulla. E uguale, stessa cosa, c'è un convogliamento dell'energia nel corpo umano, nell'universo, eccetera. Lo scopo è quello, loro hanno fatto questo attraverso la meditazione. E sono legati ai chakra, perché loro, lavorando sui chakra, loro partono dall'idea che l'energia passa da tutti i chakra e quindi di conseguenza si sviluppa e si trasmette anche all'altro, sia in positivo che in negativo. Scusate la parentesi. Io volevo chiudere un po' la serata, visto che qualcuno vuole andare a mangiare, dicendo che alla fin fine, cioè, a me piace molto questo scambio. Ieri sera è andata a finire che così abbiamo cominciato a parlare, c'è stato, voi non c'eravate, insomma, c'era uno psicanalista nostro amico che è vissuto 20 anni in Inghilterra, ha fatto un po' il paragone su come fra il carattere, le dinamiche psicologiche dell'individuo e quelle dei gruppi, anche macro gruppi, come possono essere le nazioni. E da lì siamo andati a finire a parlare di politica, senza fare politica, senza essere un gruppo politicizzato, anche perché c'era Arianna Montanari, che è una sociologa che insegnava fenomeni politici all'Università di Politica Internazionale. E quindi ci piace questo fatto di ricorrere alle nostre competenze interne per scambiarci, perché questo fa di questo Caffè Freud un vero centro culturale. Insomma, noi i venerdì li abbiamo dedicati alla psicologia, è perché ci piace essere informati, insomma, e anche scambiarci, anche a cominciare da un viaggio, perché che i viaggi ci insegnano un sacco di cose. Se poi andiamo a vedere, tagliamo, come hai fatto tu, che è stato un bel dono, insomma, che ci hai fatto. Sant'Agostino diceva: chi non viaggia è come chi dovesse leggere un libro soltanto nella prima pagina. Ah, sì. Tanto il concetto di tempo, Sant'Agostino aveva capito benissimo, proprio lui, tra l'altro, è lui che in realtà smonta il tempo. Il concetto temporale di Sant'Agostino è proprio quello che è proprio quello che diciamo così individua
per altre questa cose non mi piacevano. No, no, però sul concetto, sul concetto di tempo stato, obiettivamente è proprio quello che... No, comunque speriamo che... Mi pazzi insegna. Insomma, se si riesce effettivamente a comunicare in questo modo... No, ma questa è l'interdisciplinarità, è sempre complessa, a, se riesce a superare l'impeachment quanto peggiore di tutta la nostra generazione, di tutta la nostra società, questo è il problema, no? Principale, la mancanza di comunicazione, quindi, e anche di partecipazione. Se si riuscisse a... è un'esperienza molto bella scrivere libri, e perché si riflette su quello che si fa, e quindi... spero che, tra l'altro, io sono anche diventata editore, dico questo e poi chiudiamo, quindi speriamo che Leslie successivamente negli incontri successivi inviterà anche autori che hanno deciso, ormai siamo arrivati a 7, hanno deciso di pubblicare con questa casa editrice, con la rivista fatta da noi, solo saggistica, sempre, solo saggistica. Cioè, c'è anche sì, c'è un testo teatrale di una ragazza che si chiama Gaia Spera, che ha raccontato un naufragio del Mediterraneo, ed è un testo teatrale. Poi, a te, ma me la frega un sacco di soldi, mi a te. Esatto, cioè, ma siamo noi di fatto che stiamo costruendo questa realtà editoriale, e chi ci sarà una questa di fatto è nata poi dopo un'organizzazione non governativa che fa edizioni, cioè che edita libri e scrive anche, cioè io scrivo pure, però e non solo, faremo anche altro, faremo anche viaggi, faremo molte cose piano piano, però ognuno di noi si sta specializzando in qualcosa, e Adriano utilizza tutta la sua esperienza per parlare di radio, infatti lui è responsabile della radio. Tu sei di radio, e Maurizio è diventato direttore scientifico della rivista, e io sono diventata una giornalista freelance, e cioè, eccetera, oltre alle nostre vite, e piano piano speriamo che ci considerai altri autori. Ma come era? Del nostro gruppo. Certo, si può anche acquistare un libro. Sì, si può. Aspetto solo le vostre proposte, no, perché non... sì. Aspetto soltanto delle proposte di fuori. Tra l'altro ci saranno anche delle altre ragazzi, anche di Africa. C'è la nostra, grazie. Potete leggere, si può comprare il libro, però si può anche leggere qua nella biblioteca di Leslie. Ok, quindi. Grazie. Mi piacere. Non c'è? No, perché andiamo via. Dove sono? Non la solo per salutarti. Grazie.
magari un percorso di viaggio che sto anche ricreando, non può. Cioè, ma chi è che dovrebbe fare spirituale viaggio? Sì, lo prendo.
sì. Sì, no, ma le volte dove c'era una... Grazie. Grazie. Prego, ciao.
superare la vita. Senti, ma se io mi telefono al Senato e gli dico se domani non si lavora? Cioè... Siamo contenti, l'importante è che riesci a prendere la linea, perché qua sotto non so se... Uno?